Rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo a Pordenone nella filiale MAV. Presentiamo il nostro lavoratore Francesco Trane, che ci racconterà un po' come ha conosciuto MAV. Allora, MAV l'ho conosciuta tramite passaparola, ho inviato la mia candidatura e sono stato contattato immediatamente. Ho inviato il curriculum e mi hanno chiesto se ero disponibile comunque nel trasferirmi, perché io sono pugliese. Io ho dato la mia disponibilità e ho inviato il curriculum e mi sono trasferito per fare i colloqui. E ho cominciato nel settore del legno, mi hanno formato, e ero addetto alle macchine e poi per vari motivi ho cambiato azienda e lavoro nel settore cartotecnico. Sono avvicinato qui a Pordenone. Quindi praticamente hai iniziato il tuo percorso in un'azienda, dopo per motivi legati un po' al calo di lavoro dell'azienda, esatto, un po' a necessità proprio di trasferirsi vicino a Pordenone, hai cambiato. E tra un lavoro e l'altro, MAV, come ti è stata utile, insomma, è riuscita un po' a indirizzarti? Certo, e mi hanno organizzato un sacco di colloqui, in 3 giorni ne ho fatti 12 tipo, e poi siamo stati noi a scegliere il lavoro, perché comunque su 12 aziende 5 mi avevano preso. Nel tuo rapporto con l'Agenzia per il Lavoro MAV, che cosa potresti dire di aver apprezzato maggiormente? Maggiormente la disponibilità delle persone che ci lavorano in questa filiale. E poi ti dicono le cose come stanno, se c'è lavoro ti organizzano il colloquio, altrimenti non... Se non c'è lavoro ti dicono: guarda, in questo momento non abbiamo bisogno, nessuna azienda sta cercando. Ti dicono le cose come stanno, non fanno magari come altre agenzie del lavoro che si prendono il curriculum e magari ti fanno aspettare, perché mi è già successo. La MAV mi sono trovato subito bene, mi hanno organizzato questi colloqui e nell'immediato ho cominciato subito a lavorare. Quando mi sono trasferito, dopo 3 giorni ho cominciato subito a lavorare. E ti sentiresti di consigliarla come agenzia per il lavoro? Certo, anzi ho già consigliato a un sacco di miei amici che si sono trasferiti dalla Puglia e che lavorano grazie alla MAV nel settore del legno. Allora Francesco, ci puoi raccontare un po' in questi 5 mesi con MAV quali sono le mansioni che hai ricoperto e magari raccontarci proprio la tua giornata lavorativa? Allora, dal 3 gennaio ho lavorato 3 mesi nel settore del legno ed ero addetto alle macchine. Ovviamente sono stato formato dall'azienda, ho fatto anche un corso di formazione qui con la MAV e dopo 3 mesi poi ho cambiato lavoro e lavoro nel settore cartotecnico, sempre addetto ai macchinari. Si lavora su 2 turni. La parte di formazione è stata specifica per le macchine che c'erano in azienda, invece la formazione che hai seguito con MAV di che tipo era? Sulla sicurezza era la formazione. E la MAV come ti ha aiutato a districarti un po' nel mondo del lavoro? Ti ha spiegato i contratti? Sì, mi ha spiegato i contratti, anche perché io non me ne intendevo tanto di contratti. Sono stati disponibilissimi nel dirmi che tipo di contratto, che tipo di mansione io dovevo fare. Nell'azienda dove lavori attualmente sei entrato appunto con un contratto in somministrazione della durata di 1 mese. Come ti sei trovato? Come hai vissuto questo primo ingresso in questa azienda? Beh, sinceramente all'inizio comunque incominciare da zero non è semplice. Poi sono stato fortunato e ho trovato delle persone fantastiche. E anche il datore di lavoro è una persona fantastica. Hanno visto che comunque sono valido come lavoratore e mi hanno rinnovato il contratto per altri 2 mesi. Però la prospettiva per il futuro, già me l'hanno detto, che comunque se continuo così continueranno a rinnovarmi, se tutto va bene, nell'indeterminato, a un contratto indeterminato. Ringraziamo Francesco per aver partecipato alla puntata Vita di Filiale. Grazie e ci vediamo col prossimo appuntamento.
La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.